Vi parlo dal Camposanto della Misericordia di Campi Bisenzio, dove oggi è in corso una manifestazione celebrativa in occasione della ricorrenza del patrono San Sebastiano, patrono di tutte le misericordie d'Italia. Per 2 anni a causa del Covid questa manifestazione è stata sospesa, riprende oggi e si tiene come da tradizione la prima domenica successiva al 20 gennaio, giorno appunto del patrono San Sebastiano. Insieme a me c'è Cristiano Biancalani, provveditore della Misericordia di Campi Bisenzio, che ci spiegherà il programma di oggi con particolare attenzione e riguardo alle lunette che vedrete fin da ora inquadrate ad insert durante il nostro servizio, realizzate dalla pittrice fiorentina Simonetta Fontani, che fra poco ci raggiungerà e ci presenterà in anteprima e in esclusiva questo suo importante lavoro, che credo l'abbia impegnata per tanti mesi, perché come vedrete queste lunette sono ricche di personaggi, di simboli, di allegorie che ora ovviamente ci verranno anticipate dal presidente, dal provveditore Biancalani e successivamente da Simonetta Fontani. Sono felice oggi di essere qua per festeggiare il nostro patrono San Sebastiano a 2 anni da uno stop forzato a causa della pandemia. Finalmente possiamo riprendere questa nostra bella tradizione che oggi vedrà vestirsi nuovi fratelli e sorelle di misericordia nelle celebrazioni eucaristiche che seguirà questo evento al cimitero. È importante anche evidenziare che questi festeggiamenti oggi si concludono anche quelli che erano stati aperti nel 2019 in occasione del centenario di questo Camposanto, ed è per questo che proprio in occasione del centenario abbiamo voluto dare risalto al restauro di questo loggiato con queste bellissime opere d'arte che rappresentano le 7 opere spirituali di misericordia che la maestra d'arte Simonetta Fontani ha gentilmente dipinto per la Misericordia di Campi Bisenzio e che costituiscono un arricchimento incredibile del nostro patrimonio. Questo cimitero che appunto ha compiuto 100 anni e che quindi con queste opere si avvalora ancora di più. E oltre a questo seguiranno altri eventi, altre presentazioni nel pomeriggio qui al cimitero. Sarà il critico d'arte Daniele Franchi fra poco a presentare al pubblico le 7 lunette realizzate dalla maestra Simonetta Fontani, ma noi chiediamo a lui di anticipare, di sintetizzare quello che sarà fra poco il suo intervento critico. Grazie innanzitutto per la possibilità di poter presentare questo lavoro di un'amica oltre che di un artista, e andremo a vedere l'incarnazione che Simonetta dà attraverso il suo filtro delle opere spirituali della misericordia in maniera molto personale, attualizzando le problematiche che raccontano da centinaia di anni queste opere, e lo ha fatto in maniera molto attuale e interpretabile dal pubblico, in maniera che si possa andare a riconoscere e riconoscersi all'interno delle opere. È un ciclo interessante, filtrato in maniera molto particolare attraverso le cromie, attraverso le scelte dei personaggi attuali, viventi, in maniera ancora più forte per poter andare a riconoscere, e lo dico nuovamente, riconoscersi negli affreschi, una vera e propria fotografia dell'epoca attraverso un'opera di mecenatismo che invece ci ricollega a una tradizione, a un territorio ricco e soprattutto a un ente che dal 1244 proprio in Firenze ha trovato l'inizio della sua storia, che ancora continua a farsi donatore di arte, bellezza e supporto. Simonetta Fontani è stata ospite dei nostri Arte Incontri poche settimane fa in occasione dell'inaugurazione della sua mostra personale nello storico ristorante fiorentino Mamma Gina di Borgo Santissimi Apostoli, uno dei locali più esclusivi e internazionali della città di Firenze. Anzi, cogliamo l'occasione per ricordare ai telespettatori che non abbiano avuto la possibilità di andare a visitarla che è stata prorogata fino al 26 del mese di gennaio. Ma oggi il compito di Simonetta è quello di presentare in esclusiva e in anteprima per i nostri telespettatori le 7 lunette che vedrete inquadrate alle mie spalle, ma che la regia vi proporrà in dettaglio una per una in concomitanza con le varie presentazioni da parte di chi le ha realizzate. Quindi ci spiegherà anche il taglio che gli ha dato. A me sono sembrate oniriche, ci riportano nel mondo dell'aldilà, del sogno, del legame fra noi che siamo qua e chi ci ha preceduto in un altro mondo. Quindi introducici alla lettura di queste 7 lunette e poi spieghiamo i temi che ogni lunetta tratta. Devo dire che è stato un compito molto, molto, molto
pesante, perché mettere in visione delle opere spirituali non è assolutamente facile. E poi in un contesto come questo è ancora più difficile. È ancora più difficile. Sono onorata di questa commissione, perché ovviamente sono cose bellissime, stupende. È bellissimo essere qui, essere qui. Quindi non è una mostra effimera, no, che poi un certo giorno si smonta, ma qui. E qui rimangono, fatte per rimanere. Sì. Sono tutte composte da personaggi vivi, che sono reali, perché comunque gli argomenti che vengono svolti per quanto riguarda le opere spirituali erano importanti allora, ma lo sono ancora, cioè sono attualissimi come argomenti, per cui insegnare agli ignoranti è la prima. Partiamo dalla prima lunetta e invitiamo il nostro regista a suffragare con le immagini quanto tu stai dicendo in questo momento. Insegnare agli ignoranti, la prima lunetta che si trova entrando sulla sinistra nel Camposanto, è proprio un invito ad avere delle informazioni non solo materiali ma anche spirituali per quanto riguarda l'informazione. Ed io ho cercato di svolgere questa cosa dividendo la lunetta tra materico e spirituale, cogliendo l'occasione di mettere come sfondo il Duomo di Firenze, che per me era fondamentale, visto che ci tengo veramente tanto. Nella seconda lunetta, consigliare dubbiosi è quella che serve per chi ha dei dubbi su quello che può essere il bene e il male, su quello che può essere Dio o no, e la misericordia è sempre presente in questa situazione e consiglia di prendere ovviamente la luce. Mentre perdonare le offese, nel caso in cui vengono fatte delle offese tipo una famiglia che va via, la persona importante, il babbo, per cui ci sono i bambini e la madre che sono disperati, ma dopo un certo periodo lui rientrerà e ci sarà una pacificazione. Consolare gli afflitti, ovviamente questo è molto importante, perché vengono consolati sia i giovani, non solo spiritualmente ma anche nel loro percorso della vita, persone che hanno bisogno e disabili. Ma ho voluto mettere anche un gatto, perché comunque gli animali aiutano molto le persone ad avere compagnia, ad avere più sostegno. Ammonire i peccatori, perché comunque purtroppo tra vanità, tra non rispetto, tra i soldi che sono l'essenziale della vita di oggigiorno purtroppo, e anche il bullismo ho voluto mettere, perché per me sono argomenti molto importanti questi. Sopportare pazientemente le persone moleste, e qui in questo caso ho preso come rappresentazione una persona di colore, che ovviamente spesso e volentieri viene un po' offesa per questo discorso, e le donne soprattutto, che sono belle, perché suscitano invidia. L'ultima è pregare Dio per i vivi e per i morti. Ovviamente ho dovuto mettere, per non ripetermi con la chiesa che avevo fatto nella prima lunetta, cioè il Duomo, ho preso solamente delle cose che vengono adoperate nella chiesa. Il prete che è situato in questa lunetta non c'è più, infatti l'ho creato in maniera evanescente, perché comunque ha contribuito per la chiesa, il momento in cui fu costruita la chiesa, a costruirla. Devo dire che in tutte le lunette c'è comunque lo stemma della misericordia, che è fondamentale, perché sostengono veramente tanto e fanno veramente tanto del bene, veramente. Anzi, io li ringrazio molto, perché ho saputo delle cose veramente importanti che hanno fatto, e ripeto, sono onorata di questa commissione. Allora, chi vorrà da oggi vedere queste 7 grandi, splendide lunette realizzate da Simonetta Fontani potrà venire al Camposanto della Misericordia di Campi Bisenzio e le troverà nella grande loggia a destra entrando nel Camposanto.